Ho scelto di fare il medico perché fin da piccolo era una di quelle cose che nell'immaginario collettivo di un bambino potevano aiutare, proprio nel dare agli altri una parte di se stesso. Quindi, almeno quando ero piccolo e poi ho cercato di farlo anche da grande, ho vissuto proprio la professione medica in questa ottica, laddove soprattutto il rapporto con i bambini poi consentiva, di, venire incontro, diciamo, ai loro bisogni assistenziali, anche e soprattutto attraverso un rapporto diretto proprio con la famiglia, quindi il rapporto di fiducia che si instaura, con il pediatra di famiglia sin dai primi giorni di vita è quello che ha gratificato finora proprio la mia attività professionale. Ma di aneddoti ce ne sono tanti, forse, quelli che mi ricordo più velocemente sono proprio la soddisfazione nell'instaurare con i bimbi dei rapporti, attraverso i quali magari anche vaccinandoli, quindi sottoponendoli a delle attività che per loro sono collegate magari al dolore o collegate a un evento spiacevole, alla fine della visita comunque c'è sempre il sorriso che ti dà, diciamo, la consapevolezza e la certezza che quel rapporto che hai instaurato nel tempo è un rapporto che poi ha portato il bambino stesso a superare l'evento apparentemente spiacevole o sgradevole. Ma la cosa più importante è proprio questa, insomma, il rapporto che si instaura e che dà molto dal punto di vista proprio umano al medico. L'emergenza pandemica ha influito tantissimo nel lavoro perché noi ci siamo dovuti proprio riprogrammare, dico noi pediatri di famiglia, abbiamo dovuto davvero cambiare le modalità operative, abbiamo cambiato il nostro modo di lavorare, abbiamo utilizzato molto di più dei mezzi di comunicazione a distanza, penso proprio alle videoconferenze, ma anche nel rapporto col paziente, per esempio, penso ai WhatsApp, ai canali che ci hanno consentito in momenti in cui c'era proprio il lockdown e quindi non c'era la possibilità di avere i bimbetti nello studio, ci hanno consentito di mantenere un contatto diretto. Da un punto di vista personale, è chiaro che è un modo che dopo 30 anni di attività professionale è stato molto molto diverso. Però ci ha fatto crescere perché credo che anche in una situazione negativa come quella della pandemia, noi poi abbiamo sfruttato dei mezzi, quali per esempio la telemedicina col teleconsulto, la televisita o la telerefertazione a distanza, che secondo me saranno molto importanti anche negli scenari futuri, nei modelli organizzativi futuri. Quindi non solo cose negative, ma probabilmente l'emergenza pandemica è stato un acceleratore di processo che ha fatto sì che alcune cose che sarebbero avvenute magari nel giro di anni si sono verificate nel giro di settimane o di mesi. Sì, io sono molto soddisfatto di quello che ho fatto durante la pandemia, sono molto soddisfatto di quello che ha fatto la mia categoria professionale, i pediatri di famiglia credo che abbiano veramente mantenuto un contatto molto stretto con le famiglie, soprattutto in quei casi in cui i bimbetti diventavano positivi, dove c'era la positività per esempio del papà o della mamma o dei nonni, e soprattutto ci siamo resi conto che in queste occasioni mai vissute, mai viste finora, il rapporto di fiducia al quale facevo riferimento prima, proprio che si basa su quello che si instaura sin dai primi giorni di vita tra il pediatra di famiglia e i genitori, è alla base ed è fondamentale, una pietra miliare del rapporto col medico che si sceglie. Lo rifarei certamente, sicuramente nei primi momenti ci siamo trovati in difficoltà perché davvero non disponevamo nemmeno dei mezzi, dei dispositivi di protezione individuali, penso alle mascherine, per esempio, che nella prima fase non erano facilmente reperibili sul mercato.
penso comunque al fatto che nonostante tutto abbiamo cercato di continuare a garantire un'assistenza continua ai bimbetti che anche si trovavano in una situazione unica nel suo genere, ma anche molto molto nuova rispetto a quello che si era vissuto sino ad allora. Ma io penso di essere una persona che ama il proprio lavoro, che cerca di farlo nel migliore dei modi e che ha sempre cercato di rappresentare proprio la propria attività, ma anche il proprio vissuto quotidiano con onestà, con grande trasparenza e soprattutto con rapporti con le persone basati proprio sullo scambio continuo, sul confronto. Penso che forse una delle caratteristiche, diciamo, che mi riconosco è proprio il fatto di cercare sempre la mediazione, il confronto, nel senso buono della parola, cioè mediazione significa arrivare a smussare degli angoli che da un punto di vista caratteriale potrebbero comportare difficoltà relazionali fino al raggiungimento proprio di una intesa e io direi addirittura di un'alleanza medica paziente, un'alleanza terapeutica che porti poi ai migliori risultati, sempre e comunque nell'interesse del bambino che rimane al centro del mio e dei nostri ragionamenti come categoria insieme alla famiglia.